fasti del Rinascimento rivivranno attraverso la rievocazione storica della vita dei nobili Petrucci. La sede dell'Istituto Olivetti tornerà sabato 6 aprile a partire dalle ore 16:30 all'antico splendore del palazzo storico, già dimora della famiglia nobiliare fanese, grazie ad un'originale iniziativa elaborata da studenti e insegnanti del Polo Trefano. La Serata Evento, giunta alla sua quinta edizione, farà un vero e proprio tuffo nel passato per rifiorire le vicende che hanno animato la vita di Palazzo nel 1500 con diverse iniziative in programma. Quali sono le iniziative per la serata? Allora, ci ritroveremo alle 16:30 nella palestra dell'Istituto in via Nolfi del Polo 3 di Fano, dove l'orchestra da camera Contrarco si esibirà con musiche rinascimentali. Subito dopo, i ragazzi e gli studenti del Polo 3 si esibiranno in una performance teatrale ed infine ci ritroveremo tutti nell'atrio della nostra scuola, dove la Pandolfaccia si esibirà con musici e balli rinascimentali. La rievocazione storica ha l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico-culturale della città di Fano e creare un'occasione veramente unica per gli studenti dell'istituto di avvicinarsi alla storia da protagonisti, promuovendo un evento innovativo nell'ambito artistico e musicale. Avvicinare gli studenti a una rievocazione storica e anche condividere insieme ai loro insegnanti un momento di scuola particolare. Con lo spettacolo appunto cerchiamo di condividere proprio lo stesso palcoscenico, di condividere emozioni, storie e tentare insieme questa avventura. L'evento sarà aperto a tutta la cittadinanza e per l'occasione gli studenti hanno rivolto anche un invito particolare a Papa Francesco. Papa Francesco, siamo gli studenti del Polo 3 di Fano, in provincia di Pesaro Urbino. Abbiamo bisogno della sua benedizione. Sabato 6 aprile, tra le mura storiche della nostra scuola, faremo una rievocazione ricordando il passato di Palazzo Petrucci. Nel 1600 il palazzo fu donato ai Gesuiti, ordine a cui la santità appartiene. Anche per questo ci sentiamo molto legati al nostro Papa. E allora le chiediamo di inviarci una benedizione speciale, tutta dedicata a noi, studenti, che l'amiamo tanto. Ospite della serata sarà Ivan Cottini, testimonial dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, a cui sarà devoluto l'intero ricavo della serata. Così si può far tacere la servitù. Ma come faremo con Petruccia? Quella figliuola fa di tutto per guastare la nostra impresa. Pensare che ha riappeso tutti i quadri che avevamo appena impacchettato. Ma colpa vostra! Se a posto di darle un'istruzione le aveste fatto fare quello che fanno tutte le donne: tessere, cucire, ricamare o imbellettarsi, ora non saremo a questo punto.